cibi sotto vuoto, quelli confezionati dal supermercato, si conservano più a lungo perché in mancanza di aria non si ossidano. Al loro interno però può nascondersi qualche rischio. Su 30 campioni analizzati, 3, quindi il 10%, sono risultati positivi. Nella fisa di tacchino, prosciutto cotto e coppa abbiamo trovato addirittura la listeria. Mentre nel prosciutto cotto e nella coppa, quindi non nella fesa di tacchino, abbiamo trovato anche dei batteri solfitoriduttori. La listeria provoca forme febbrili o in casi più gravi la meningite, mentre i batteri solfitoriduttori danno problemi a livello intestinale. Il rischio non è da meno quando il sottovuoto lo si fa in casa, soprattutto se non si lavano bene le mani prima di inserire gli alimenti nel sacchetto. E attenzione, perché alcuni batteri proliferano anche in mancanza di ossigeno. I più pericolosi forse sono il botulino, o almeno il batterio che produce la sostanza nota come botulino, che può interferire direttamente con le funzioni nervose, è una neurotossina, oppure la salmonella, che dà origine a delle febbri tifoidee e quindi una serie di sintomi quale vomito, diarrea.